Benvenuti a Quotidiano Medicina, tutti i giorni in diretta, l'economia della salute, le notizie, le curiosità della medicina, le scoperte della ricerca scientifica e le eccellenze, le deficienze del nostro sistema sanitario. Fumo e rughe, è confermato che c'è una stretta relazione. Onesti al mattino, disonesti la sera, una bella notizia che arriva pubblicata sulla Psychological Science. La crisi che spinge, purtroppo spinge verso le frodi fiscali a tavolo, sono i titoli di oggi. Dunque non c'è scampo per i fumatori e fumatrici perché sono confermati i danni del fumo sulla pelle del viso. Ne abbiamo già parlato, ne arriva una nuova conferma da un esperimento su 79 coppie di gemelli di 48 anni, di età media, 77% donne, fumatori e no, condotto dai chirurghi plastici della University Hospital Case Medical and School of Medicine di Cleveland, negli Stati Uniti d'America. L'indagine è pubblicata su Plastic and Reconstructive Surgery. I medici hanno giudicato in media 5 anni più vecchi, attenzione, i fratelli che fumavano rispetto a quelli che non fumavano ed i forti fumatori mostravano i segni peggiori e più evidenti. I danni della sigaretta sono caratteristici e si concentrano soprattutto nel centro e nella parete inferiore del volto, mentre la fronte sembra risentirne di meno. Nei fumatori sono molto più evidenti i sentimenti della pelle delle palpebre superiori, le borse sotto gli occhi e sotto le palpebre, i sulchi nasolabiali, cioè le rughe che vanno dai lati del naso agli angoli della bocca, ed i segni intorno alle labbra e agli occhi. Insomma, per gli oculoplastici il lavoro non manca. Onesti al mattino e disonesti la sera è il titolo di una ricerca di due scienziati americani della Boston University e della Utah University. Ecco l'articolo pubblicato sulla rivista Psychological Science, il titolo appunto Onesto al mattino ma disonesto la sera, eccolo qui, But Dishonest in the Afternoon. I due hanno condotto uno studio secondo cui l'onestà è una qualità che si mette in atto al mattino, quando la forza di volontà è ancora salda e le fatiche quotidiane non l'hanno indebolita. Così i ricercatori si sono messi all'opera, compiendo una serie di prove di onestà a differenti orari della giornata e testando gli studenti di una scuola, hanno visto che sistematicamente i partecipanti erano più inclini all'onestà al mattino. E lo conferma questo video emblematico. In una classe c'è un compito di matematica, è difficile, si è spinti a farselo passare, vedete i cenni e gli ammiccamenti fra i ragazzi e quindi a barare. La maestra se ne accorge ma fa finta di niente, il ragazzo riceve il compito ma l'onestà è più forte e lui consegna il foglio sul quale non c'è il compito di matematica, eccolo qui, adesso consegna, scrive qualcosa, ma c'è una scritta che lui stesso ha vergato. Lo consegna, la maestra lo prende, sembra che ci sia il compito di matematica, invece la maestra apre e legge: Let's not cheat, cerchiamo di non imbrogliare. Insomma, al mattino l'onestà è ancora forte. Secondo gli esperti USA è importante per le potenziali ripercussioni in molti settori, a partire dal lavoro in aziende, ma noi aggiungiamo anche nella politica. La crisi sta dando purtroppo una bella spinta alle frodi a tavola, perché siamo al più 170%, secondo Coldiretti, il valore dei cibi e delle bevande adulterate, contraffatte o falsificate, specie per quei prodotti per i quali, ad esempio, il pesce, non esiste l'obbligo di indicare la provenienza in etichetta. Lo confermano anche i sequestri dei carabinieri dei NAS a Genova, Napoli, da Salerno, in queste immagini proprio girate dagli operatori di Telecolore. Pane illegale, carne, latte, farina, pasta, tutti i prodotti usati nella ristorazione e preparati con ingredienti low cost per risparmiare, che quindi nascondono frodi e adulterazioni, come nel caso dei 5.200 capi di bestiame sequestrati nel Casertano per somministrazione illecita di farmaci, le 30 tonnellate di tonno rosso sequestrate a Catania perché pescate illegalmente, o le 32 tonnellate di sgombri, lo vedete nelle immagini, sgombro in scatola sequestrate a Salerno perché infestate da parassiti e trattate con una sostanza chimica per farle sembrare integre. Il rischio di ritrovarsi nel piatto
un prodotto straniero e tanto più forte nella ristorazione, dove spesso vengono spacciati per tricolori prodotti che arrivano in realtà dall'estero. Le frodi a tavola si moltiplicano nel tempo della crisi, soprattutto con la diffusione dei cibi low cost, e sono crimini particolarmente odiosi perché, continua Coldiretti, si fondano sull'inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono costretti a risparmiare sugli acquisti di alimenti. Oltre un certo limite non è possibile farlo se non si vuole mettere a rischio la salute. Le preoccupazioni, conclude Coldiretti, riguardano anche il fatto che l'Italia è un forte importatore di prodotti alimentari, con il rischio concreto che nei cibi in vendita vengano utilizzati ingredienti di diversa qualità. Bene, per oggi è tutto, grazie per averci seguito, linea alla regia.